Ciao Agnù, oggi un piatto particolare, pasta e patate per Lucariello. Ora, Lucariello ha una doppia accezione. Mio nipote che si chiama Lucariello, che si trova in Messico in questo momento, e lo saluto caramente. E poi Lucariello, questo meraviglioso pomodorino giallo dell'agro Serino Sarnese di Custarosso, grande regalo di Peppino. Gli ingredienti sono pochi, ma sono fondamentali. Ognuno ha la sua importanza. Però una cosa vorrei spendere qualche parola. Vedete? Questa è una bella pentola di coccio. Un bel vignatil è fondamentale. È fondamentale per questo tipo di cottura, per accarezzare, proprio per avvolgere questa pasta e patate, che avrà un bel colore giallo, ovviamente dovuto al pomodorino. Beh, vediamo gli ingredienti più da vicino. Per due persone, 100 grammi di pasta ammascata, meravigliosa questa, ammascata proprio veramente, a devozione proprio. Due croste di parmigiano, e ora vado in modo di mettere la provola. Mia mamma ha sempre messo le scorze di parmigiano, una patata media, un cuore di sedano, due ciuffi di prezzemolo, mezza cipolla di Tropea, bellissima, delle venature meravigliose, olio d'oliva, questo è cilentano, meraviglioso, e poi l'elemento indispensabile. Lucariello, ve lo presento, gran prodotto di Custarosso. Olè. Il taglio della patata, beh, allora tagliala a metà, poi un bel disco e poi fate delle incisioni in questa maniera, semplice, semplice, come se volesse tagliarla a fiammifero. Poi, dopodiché, andate a 90 gradi e fate proprio dei cubettini piccoli di patate. Beh, si cuoceranno prima sicuramente. E questa operazione la fate per tutta la patata. Primo obiettivo raggiunto: patata tagliata. Passiamo al cuore di sedano, bello tenero tenero. Beh, anche questo lo tagliate proprio in questo modo. Anche le foglie sono tenerissime, il cuore di sedano è una cosa meravigliosa. Io aggiungo il cuore di sedano alle patate, così voi. Io aggiungo anche i gambetti di prezzemolo, che non temono la cottura lunga. Le tagliamo così, pecerille, pecerille, e anche questo lo uniamo alle patate e sedano. Il resto del prezzemolo, ovvero le foglie, le tritate. Molto alla buona. Un passaggio, un altro piccolo passaggio, e va bene così. La cipolla la tagliate prima a rondelle e poi fate questa operazione. Semplice, semplice. E anche la cipolla l'aggiungeremo all'intruglio. Continuiamo. Questa cipolla è dolcissima. Ecco, non occorre proprio che tritate finemente la cipolla, va bene anche così, eh. Tanto poi si spegne del tutto. Questa è una meravigliosa natura morta, eh.
Prima ho dimenticato di dirlo. Io metto anche un po' di peperoncino, quello semipiccante, non secco. Ecco qua, vedete? Queste belle rondelline rosse. Anche questo farà parte del trito iniziale. Abbiamo aperto il nostro barattolo. Oi, cannoi! Vi presento l'Ugariello. Tutto pronto? Pignatello sul fuoco e quindi un fondino di olio d'oliva extravergine. Ora, al posto dell'olio, si può mettere anche un po' di sugna. Torniamo un po' all'antico. Qualcuno aggiunge invece anche nell'olio un battutino di lardo. Anche questa è una bella soluzione, però. Oggi ci vogliamo mantenere leggeri. Quando l'olio è caldo, il nostro battuto a pigliare calore. Pignatello impiega un po' di tempo a raggiungere una buona temperatura, però dopo la conserva benissimo. Ecco qua, ha preso calore e noi saliamo rigorosamente con sale grosso. Ecco. Ad ammorbidire il fondo un pochettino di acqua. Dei pomodori, così, irrorate, irrorate. La cosa più importante è la cottura della patata, dovete controllarla. Quando inizia un po' a sfarinare, è il momento di aggiungere i pomodori. Per la patata bastano 20 minuti di cottura. È il momento di aggiungere le scorzette di parmigiano e poi ce le contenderemo dopo. Allo sta la scorzetta. Pummarola time, eccole qua, è arrivato l'Ugariello, vai, vai, e ora a cuocere per 5 minuti soltanto, non di più, poi aggiungeremo la pasta. Pasta time, ai canne, una bella mescolata e andiamo a cottura della pasta. La pasta chiaramente va cotta dentro il fondo perché deve scaricare l'amido e dare quella sua bella cremosità. C'è qualcuno che la pasta la cuoce a parte e non si fa, non si fa. Per la pasta mescata bastano 15 minuti. Sulla brodosità di questa pasta e patate dovete fare in modo soggettivo. A me questa brodosità piace. C'è chi la vuole più fissa, chi la vuole ancora più brodosa. Fate come volete. Che bello sta scorzi parmigiano, ci siamo, brodosità giusta, poi tende ad asciugare dopo, quando si rapprende un po'. E ora prezzemolate il giusto, una mescolatina e possiamo spegnere. Ecco qua, abbiamo fatto le spartizioni. Ma io mangio qua dentro
nel pignatello, cremosità meravigliosa, cottura perfetta. Ci manca una cosa, un giro di pepe, e ci vuole una pasta e patate, un po' di pepe, state a sentire, e tutti a tavola, e buon appetito, aiù, consulato. L'aggiunta di parmigiano pecorino è opzionale. Sta riposando da 2 minuti e fuma ancora. Dentro questa pasta mescata ci sono anche delle orecchiette pugliesi. Grande. Assaggiam. Favorite. E sentiamo. Allora, ne ho parlato già con mia moglie, c'è una cosa in più, quella leggera acidità e anche dolcezza di Lucariello. Questo pomodorino giallo dà un sapore fantastico al tutto. E poi tutti gli altri sapori, la patana, bella sfarinata, il sedano, il prezzemolo, quel po' di pepe commesso. Il peperoncino, quello semipiccante che dà un buon profumo. Una grandezza. Dovete farlo. È un piatto semplicissimo, ripeto. Se volete caricare il fondo con una battuta di lardo, ci sta. Se volete mettere la sugna al posto dell'olio, eppure ci sta. Ma così. È un po' più leggero, diciamo così. Meno colesterolo. Una bellezza. Ma poi questo... proprio... è confortevole, perché sta pasta mescata poi ha diverse callosità, no? Ci sta quello che rimane molto più al dente, quello che rimane un po' più cotto, e la differenza sta tutta là. Vai una da fa, è necessario. E se avanza la pasta e patate scalfata, sale di livello. Alla prossima, vai giù! E consolamoci.